Nella nuova crisi politica che sconvolge il Medio Oriente, che è stata innescata dalla decisione di Donald Trump di dare disdetta all'accordo sul nucleare iraniano firmato dagli stessi Stati Uniti, dall'ONU, dalla Russia e dalla UE nel 2015, a ben vedere chi corre il rischio politico più grande è proprio l'Unione Europea. Perché è inutile stare a sofisticare. Le posizioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti sulla questione dell'Iran sono opposte, radicalmente opposte. Infatti, la UE, per bocca anche della Mogherini, ha ribadito che l'accordo con l'Iran funziona, l'Iran rispetta i patti e che questo accordo va benissimo, perché come minimo allontana nel tempo di 10-15 anni il rischio che l'Iran si doti di armi nucleari, e in questi 10-15 anni ovviamente si possono fare tante cose per migliorare la situazione. Dall'altro lato, gli Stati Uniti dicono che non è vero, che l'Iran mente, che non rispetta l'accordo, e comunque dicono, come ha detto Trump, che se anche l'Iran rispettasse l'accordo, è un paese che può essere pericoloso con altri sistemi, che sta allargando la propria influenza in Medio Oriente, che quindi va in qualche modo fermato. Voler allargare il quadro, possiamo dire che come la UE la pensano anche la Russia e l'ONU, mentre come gli Stati Uniti la pensano soltanto Israele e Arabia Saudita. Allora, qui abbiamo tre paesi, di cui uno è una superpotenza, contro in pratica il resto del mondo. Ma che cosa farà l'Unione Europea se Donald Trump stabilirà, per esempio, delle sanzioni che colpiranno anche le aziende, per esempio quelle europee, le aziende non americane, come sono quelle europee ovviamente, che hanno rapporti commerciali con l'Iran. Come reagirà l'Unione Europea se questa guerra a bassa intensità, e diciamo ormai a media intensità, tra Israele e l'Iran per interposta Siria diventasse una guerra aperta e gli Stati Uniti ci chiedessero, come hanno fatto anche di recente, dopo il caso Skripal, di intervenire contro la Russia, o dopo i presunti bombardamenti con armi chimiche su Douma, di intervenire militarmente, perché è inutile che ce la raccontiamo come fa il Premier Gentiloni, noi a quella missione militare abbiamo dato assistenza, esattamente come abbiamo dato assistenza all'idiotissima guerra in Libia nel 2011, come abbiamo fornito uomini per l'occupazione dell'Iraq nel 2003 e come abbiamo partecipato alla invasione e poi guerra in Afghanistan nel 2001. Ecco, non c'è nulla da discutere, le posizioni sono opposte, la UE la pensa in un modo e gli Stati Uniti la pensano in un'altra maniera. Che cosa faremo? Il rischio politico per l'Unione Europea è quella di certificare agli occhi del mondo di essere un soggetto incapace di avere una volontà politica propria e quindi incapace anche di intervenire nelle grandi questioni internazionali, che è esattamente quello che è successo, perché fino ad ora, tutte le volte che gli Stati Uniti hanno bussato alla porta, ci siamo assolutamente allineati alle loro posizioni. Come ha detto il Premier Gentiloni, siamo alleati coerenti degli Stati Uniti e con questo aggettivo ha certificato il fatto che se gli Stati Uniti bussano alla porta, noi obbediamo. Viceversa, se l'Unione Europea deciderà di seguire il proprio pensiero, di seguire il pensiero che ha espresso fino a un minuto fa, e cioè il fatto che l'accordo con l'Iran funziona, è un buon accordo, allora bisognerà in qualche modo entrare in contrasto con il nostro alleato più importante, cioè con gli Stati Uniti. Non c'è una terza posizione, le terze posizioni in questa cosa sarebbero solo ed esclusivamente dei pasticci. Non è un caso, secondo me, che una terza posizione lavori il più grande pasticcione che c'è attualmente in Europa sulla scena politica, che è il presidente francese Macron. Tertium non datur, vedremo se l'Europa rinuncerà per sempre, perché questa è probabilmente l'ultima vera prova internazionale, a manifestarsi come soggetto politico, oppure se dimostrerà di avere quel minimo di attributi politici che le consentono una posizione autonoma su una faccenda peraltro così grave come quella che si sta scatenando in Medio Oriente.